lo so che con questo cavolo non tenete il genio di cucinare. E allora accattate una pinza, quella nel banco frigorifero meglio supermercato, e la arruscate un poco nel fornetto a 190 gradi 5 minuti. Poi la fate raffreddare, se no vi scaurate il palato. E sopra spalmate un po' di formaggio spalmabile, una frangatella di rucola a pucchiacchelle sempre dal campo di Givicenzo, un filo ruoglio e sale. Poco perché a coppia ci mettiamo un lato qualche fella di prosciutto crudo, l'altro lato qualche fella di specchio. State va a cotti rendi. Poi tagliate qualche pummarulella e la manata viene tenne per sopra. Tocco da gran gummets, poco di povera bianca scaglie. Solo sul prosciutto crudo. Non è lato mio, perché è del cagacazzo mio marito, chi cazzo so, che vuole mangiare sempre qualcosa di diverso da me. Ma l'importante è che è facile, veloce e saporito. Ecco, me sembra buon appetito. E lo so che con questo cavolo non tenete il genio di cucinare. E allora accattate una pinza, quella nel banco frigorifero meglio supermercato, e la arruscate un poco nel fornetto a 190 gradi 5 minuti. Poi la fate raffreddare, se no vi scaurate il palato. E sopra spalmate un po' di formaggio spalmabile, una frangatella di rucola a pucchiacchelle sempre dal campo di Givicenzo, un filo ruoglio e sale. Poco perché a coppia ci mettiamo un lato qualche fella di prosciutto crudo, l'altro lato qualche fella di specchio. State va a cotti rendi. Poi tagliate qualche pummarulella e la manata viene tenne per sopra. Tocco da gran gummets, poco di povera bianca scaglie. Solo sul prosciutto crudo. Non è lato mio, perché è del cagacazzo mio marito, chi cazzo so, che vuole mangiare sempre qualcosa di diverso da me. Ma l'importante è che è facile, veloce e saporito. Ecco, me sembra buon appetito.